La, la rassegna del calcio a 5 esordiamo anche con una nuova bellissima sigla. E dunque, tanti argomenti anche questa sera. Ben trovata Tiziana. Ben trovato a te domenico. Buonasera a tutti Stefano, la partitissima, ovviamente, era quella di Genzano. Tanta gente ad assistere a questo vero big match, troppa gente. Abbiamo visto con Roberto. Sicuramente è stata una delle partite record mai viste al Pala Cesaroni una partita che però ha meritato tutto quel pubblico circa più di 3.000 spettatori sicuramente hanno visto la sfida tra Cogianco e Canottieri dopo un primo tempo un po', un po' sofferto soprattutto per la Canottieri perché la Cogianco era in grande pressione nella ripresa poi alla fine è andata in vantaggio la Canottieri però è proprio lì che in quel momento ha scatenato la furia dei, dei padroni di casa che sono riusciti poi ad andare a ribaltare il risultato e poi ad andare in gol al, con, con Grana, però quando c'era il portiere di movimento e lì comunque la partita poi si è chiusa. Che idea ti sei fatto Roberto? Un altro Beh. pianeta proprio. Sì, sono le due squadre migliori e il risultato diciamo che anche è andata bene alla Gianco, ma poteva benissimo andare bene anche alla Canottieri, c'è stato anche un clamoroso palo sul 2 1, c'è stata l'occasione proprio prima del gol di Grana che ha chiuso definitivamente l'incontro che è stato, ha sfiorato la marcatura quindi diciamo che è stato un bello spettacolo perché i protagonisti in campo hanno tutti di qualità alta e abbiamo detto Tex là davanti è veramente micidiale e soprattutto ha fatto le giocate paulino devastanti e per quanto riguarda la Cogianco invece anche dall'altra parte Ci sono state veramente, è veramente bello partecipare a questi eventi perché ti rendi conto veramente della categoria superiore. In questo caso si vede proprio da queste cose. Eh sì. Cristiano Martetto ha detto ai lavori, comunque grande osservatore anche di queste realtà. Che idea ti sei fatto? Quale giocatore magari ti ha colpito di più? Eh, Velasquez del, della Canottieri, è stato... mi è piaciuto moltissimo come ha giocato la partita. Infatti, l'autore in del palo di cui sì, parlava quel Roberto, palo. <ride> quel palo clamoroso, è, è stato proprio lui a colpirlo. Bene, bene, dunque, tante giocate spettacolari in questa partitissima Agenzia, Allora volevo chiederti una curiosità: quel bentornato Faraone, come nasce questo soprannome del nostro amico Luca Colli? Che salutiamo. Ma si dice negli spogliatoi del Palabianchini si dice che abbia un modo abbastanza particolare di, di passare le sue notti di dormire. Del, esatto. La sua posizione, diciamo. Non ce la puoi mimare la posizione. <ride> Ma ho il microfono in mano eh, avessi avuto que quello. Il microfono che ti E invece, riguardo alla partita, che idea ti sei fatto tu? Beh, la partita da, da spettatore è stata sicuramente molto molto bella, soprattutto per i protagonisti in campo, il Castell Fontana, a questo grasson uh, Guga che giocava in a-2 col Fiumicino, è veramente un grande giocatore. Ovviamente da, da detto ai lavori nero azzurro c'è cioè, da dire che bisognava sicuramente vincere. Sono partiti malissimo prendendo subito tre gol, poi il solito cuore, quei momenti che solo il palla bianchini sa regalare, in un minuto e mezzo sono riusciti subito a pareggiare. Subito dopo il pareggio però è arrivata l'altra doccia fredda con il 4-3, sono sempre stati sotto, sempre a rincorrere, poi alla fine stavano per fare questo gol che si è visto con, um, il, a tempo scaduto, Maina aveva calciato in porta, però ormai la partita era finita e quindi il gol non è stato convalidato. Daniele, che impressione ti sei fatto di questo campionato finora e dei valori espressi finora dalla classifica? Ah, la Dina nonostante il pareggio Sì, perde terreno, l'importante comunque era rimanere diciamo, lì, nelle parti alte, non perdere proprio del tutto la, la gara. È un campionato, noi più volte abbiamo detto che eh, non ci aspettavamo forse queste, queste formazioni che erano davanti alla Dina, però nonostante tutto adesso secondo me il vero banco di prova, almeno per quanto riguarda la formazione Nerazzura, sarà lo scontro, lo scontro diretto che ci sarà. Eh, tra poco più di dieci giorni, quindi tra due settimane, proprio al Palabianchini ci sarà la capolista. E sabato mi suggerisce Stefano, quindi sarà lì. Eh, anche se questo, comunque, è stato tra virgolette un banco di prova perché la formazione si è vista quando, nel momento di difficoltà, come può reagire e che tipo di reazione può avere quando ci sono le difficoltà per cui va bene così vediamo un attimo quello che succederà però in questo scontro che può valere veramente un bel pezzo per il campionato ecco Roberto c'è tutto questo dislivello tra A2 e Serie B volendo fare un confronto anche rispetto a quanto hai visto a Genzano nettamente si vede anche perché Ti magari trovi squadre attrezzate con due protagonisti per squadra lì trovi dieci giocatori tutti di livello altissimo quindi... partita di in panchina c'era un tale Alemao che solo due anni fa ha fatto capocannoniere eh. in Serie B diciamo che in co con Gianco i canottieri lui era in, era in tribuna mm. quindi quindi insomma... è abbastanza chiaro come sì, messaggio per esempio calza a pennello. bene questa è la serie C, la C1 insomma che guardiamo sempre per dovere di informazione per rendere insomma un quadro completo di tutti i risultati. Il, lo spazio al quale teniamo molto invece è quello riservato agli amatori. Tra l'altro Tiziana hai tante notizie da darci Tantissime questa sera. Quindi settimana. preparati perché c'è lo spazio amatori, è un momento irrinunciabile per la nostra trasmissione. Spazio amatori. Iniziamo subito con il girone A. Caffetteria Azzurra, Panificio Ciammaruconi 0 a 4. Macelleria Iachetti, Dolcenotte 6 a 7. Mipa Arredamenti, Alessandro Style 1 a 8. Online Caffè, Alfio Snob 7 a 8. Ristorante La Catena, Progetto Ortopedia 4 a 0. Classifica. Alfio Snob, Alessandro Style, Dolcenotte a 9 punti. Chiude la classifica, Mipa Arredamenti, che è ancora a 0, insieme a Caffetteria Azzurra. I cannonieri. Abbiamo Valente Francesco e Anzalone Andrea, entrambi dell'Alfio Snob, che sono a sette reti. Vediamo il girone B. Barbandelloni FG Cugini 2 a 3. Dacci un taglio Patria Team 0 a 4. Menossi Marmo, Marmi SP Buffons 3 a 3. Rara Bellezza, partiamo 4 a 1. Top Dancing Bazzarani Studiografico 11 a 6. Classifica. Top Dancing, 9, Rara Bellezza, 6, FG Cugini, 6, Barbandelloni, 6, SP Buffons, 4, Balzarani Studiografica, 3, Partiamo, 3, Patria Team, 3, Menossi Marmi, 1. E chiude la classifica, dacci un taglio che è ancora 0 punti. Marcatori, Segala Davis, dell'FG Cugini, che è a 9 reti. Bene, bene. C'è poi un altro capitolo da affrontare. Innanzitutto facciamo un bilancio di quanto detto finora. Sì, certo. Stefano in questi casi. È lui l'esperto. No, è quello che può essere più lucido. Mi sembra che stanno mettendo una propria impronte su, sui due gironi, Top Dancing da una parte e Alessandro Style dall'altra, quindi stanno, stanno andando molto bene entrambe le formazioni. Diciamo che c'è stata qualche defianza per eh, Balzarani che annovera purtroppo dei giocatori un po' in disuso scuso, eh. ogni riferimento è puramente voluto. Vai, Tiziana, riprendiamo. Allora, sì, per Circolo Futura anni 60, CSKA, Ferramenta Setina 2 a 8. Studio Ciotti, FC Il Tugurio, non è stata disputata. Ceriara, senza setina, non è stata disputata. Dolce Sosta, Bar della Fortuna, 8 a 5. Ha riposato ASD La Setina. Vediamo la classifica. ASD La Setina, eh, FG Il Tugurio, Dolce Sosta, CSK Ferramenta che sono a 6 reti, a 3, Sezzi Setina, Art Bomb Studio Ciotti, anni 60, Bar della Fortuna ancora a 0. Perfetta. Marcatore. Vai così che vai bene, vai. <ride> a 8 reti abbiamo Di Prospero Giacomo della ASD Setina. Girone Borgo Carzo. Sì. Amatori Borgo Carzo, Pizzeria Reginella 3 a 9. Astri Costruzione, PAM 7 a 4. Andiamo, Ditta Rocco Alberto 9 a 9. Zebroni del Borgo, FC Bombolese 9 a 2. Sì. Zebroni del Borgo 9 punti per quanto riguarda la classifica. Astri Costruzione 6, FG Bombolese 6, Ditta Rocco Alberto 4. Pizzeria Reginella 3, Amatori Borgo Carzo 3. Andiamo 1 e PAM ancora 0. Cannere! È una raffica, come Daniele delle sì. anzi <ride> peggio direi! Dico soltanto che Fabio Emanuele è a otto reti, che è del Zebroni del Borgo. Dopodiché abbiamo la zona Pontina League del trofeo easyplace.it, che è alla quinta giornata, Latina Fiori Green Mouse, La Dolcezza, 8 a 4, Amici di Zio Rocco, Songeo, 6 a 0, Propisterzo, Deportivo la Provincia, 8 a 2, Olimpo della Birra, il Presidio, 12 a 1, Carezzoria Bon Tabacchi 2000, 4 a 0. Per quanto riguarda la classifica abbiamo Amici di Zio Rocco e Propistercio a 12 punti, Artigianato Bonpan 9, Latina Fiori 7, Olimpo della Birra 6, Songeo 6, Green Mouse La Dolcezza 3, Ludwin Pub a 1 punto, Deportivo La Provincia 0, Trabacchi 2000 a Acci il Presidio a 0 punti. Maestro Porcelli <ride> che voto diamo a questa ragazza? Sono arrivata. Eccellente. <ride> Eccellente, penso che meglio di così non potesse andare. Bene, abbiamo fatto anche questa ricca panoramica sullo spazio amatori, tiriamo un po' le somme prima di eh, concederci una breve pausa, direi subito di chiamare in causa Stefano con la sua rubrica, perché anticipiamo, di argomenti già ne abbiamo parecchi, quindi a te la parola, e soprattutto la parola alla regia per la sigla di Studio dalla Scala. Presa, anticipato. Eh sì, Partiamo allora dalla, dalla Serie B. Stavolta non mettiamo in latina, ma mettiamo lo Zir Prato Sardo di Raffaele Carotenuto, che ha trovato una vittoria importante, sempre un puntino nel, nel campionato che ha detto e quindi per la loro stagione questa vittoria con l'Orta è sicuramente importante. Scendiamo invece subito in C2 dove l'Atletico Scauri... È andato a fare un grande risultato su un campo difficilissimo. E quindi... Ne parleremo, ne parleremo. Eh sì, ne parleremo e speriamo che nessuno se la prenda poi per lo scalino in basso. Comunque, dicevamo che lo Scauri è andato a vincere su questo campo molto importante e quindi sta confermando una classifica forse al di là delle, delle aspettative. In Serie D, importante è il risultato del Real Latina, veniva da una sconfitta che bruciava parecchio. Andata a vincere contro una squadra molto, molto blasonata, comunque con ambizioni decisamente diverse da quelle della, del team di, di Mister Cristini. E quindi è importante, eh, andava messa su per, per forza. Scendiamo, scendiamo. scendiamo giù e andiamo con la, la grande sconfitta, quella, la, la vittima della Dreadnought Scauri, il Ceriara. Diciamo che più che altro è una sconfitta che. Potrebbe anche starci, però mi ero, mi ero deciso che qualsiasi sconfitta che Ceriara prende in casa va messa giù perché è un campo difficilissimo. Quindi, comunque, è sempre un'impresa vincere, vincere a Ceriara. però magari a volte un uno zampino ce lo mette anche la squadra di casa. E giù mettiamo anche la Pontina Fuzzal, che da quel risultato importante con la Senturi. Non è più riuscita diciamo, a vincere o comunque a fare una striscia positiva convincente. Vogliamo aggiungere qualcosa Roberto? Vabbè. Sopra la scala mettiamo, ne abbiamo parlato anche prima, mettiamo il pubblico del Palace Cesaruni, record assoluto di sempre. E voglio citare invece Clemente Neruni che abbiamo avuto anche ospite qui in trasmissione in passato, che si è rimesso gli scarpini e ha giocato a 40 anni suonati. E ti devo dire, ha fatto anche la sua degna figura contro la Virtus Fondi Capulista, grande. perché è stato inossidabile, ha combattuto, ha lottato e ha fatto giocate importanti. Grande cremente Neroni. Daniele, che cosa aggiungiamo? Allora, su inutazioni? alla scala sicuramente il terzetto del Sud Pontino, che comanda la Serie C2. Metterei anche, scendendo un po', l'Old Ranch dell'altra squadra fondana che mina nel campionato di Serie D, Girone B. E sotto, vabbè, l'abbiamo detto Ceriara e forse a questo punto anche il cittadino di Neuroterro di Nascala. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Mondo Futsal. E allora c'è subito una bella novità, Tiziana. Salutiamo un nuovo ospite. Sì, ci è venuto a trovare Raffaele Palluzzi, presidente del Ceriara Calcio 5. Buonasera. Oh, presidente, parliamo subito di questa sconfitta interna. È una sconfitta dura soprattutto da digerire perché comunque sia anche se maturata contro un'ottima squadra che è lo Scauri. Dico subito che sono fiero dei miei ragazzi perché hanno dato tutto, come sempre naturalmente. Purtroppo eh, nel calcio ci sono dei risultati, abbiamo perso la seconda partita in due giornate consecutive, però ripeto, sono fiero dei miei ragazzi perché al di là di quello che si dice in giro sono delle persone, degli amici, di, chiamiamoli, veramente validi, delle persone speciali che danno sempre tutto sia in allenamento che in partita. Quindi quello che voglio dire a loro, e già l'ho fatto sabato a fine partita, è soltanto fargli complimenti e dirgli che prima o poi torneremo alla vittoria. Si spera già da, fin da subito dal ritorno di Coppa Italia. Ecco, lasciamo stare un attimo l'attualità, la cronaca vera e propria, poi la approfondiremo ovviamente con i nostri, gli altri nostri ospiti e con i servizi pronti dalla regia. Illustriamo un po' questo progetto Ceriara, quali sono le fondamenta di quest'anno e quali. Il progetto Ceriara ha iniziato praticamente diciamo così un po' in ritardo perché ci siamo seduti insieme a un gruppo di amici tra cui Andrea Palluzzi, che è il nostro attuale mister, e abbiamo cercato di metter su una squadra in grado di dire la sua in campionato. Abbiamo trovato degli amici soci sostenitori, tra virgolette, pronti a darci una grossa mano. E da qui siamo partiti per, per questa avventura che è la C2. In seguito alla retrocessione dello scorso anno eh, dalla C1, abbiamo preso un gruppo di giocatori, secondo me validissimi, che diranno, eh, la faranno la loro parte fino alla fine del campionato. Purtroppo, ripeto, i risultati sono quello che sono, però sicuramente ci riprenderemo presto. E insieme a questo gruppo di amici, stiamo cercando proprio di costruire una grande società che continui nel tempo. Stefano. Presidente, eh, proprio quello che hai detto prima del, del mister Il rapporto con i giocatori Diciamo la qualità principale di, di Palluzzi È proprio riuscire a, a trarre il, il massimo da ogni giocatore Lì, È un grande motivatore insomma Infatti lui eh, ha creato fin da subito un grandissimo gruppo Come ripeto, fatto veramente da persone che eh, al di fuori del campo sono amiche Secondo me il problema principale al momento è un problema che hanno tutti i giocatori, compreso il mister di testa. Quindi eh, devono rimboccarsi da subito le maniche e andare avanti. Però faccio comunque sia, comunque sia, ripeto, al di là di quello che si dice in giro, il mister Palluzzi continuerà la sua avventura nel Cereera calcia a 5. Diciamo che mh, di testa, perché forse l'inizio così spumeggiante aveva già un po' fatto credere di essere arrivati. No, a prescindere dall'inizio eh, ci sono state una serie di partite, come la prima contro la Centuri, abbiamo vinto 4-3, poi ci sono stati una serie di recuperi, i famosi spostamenti di partita che hanno condizionato molto il proseguo del campionato e poi, e poi, e poi bisogna vedere. Prima di, di, di lasciare spazio a Daniele, proprio i recuperi, qual è la vostra posizione rispetto a questi spostamenti che hanno sicuramente condizionato, più che il cerrare la calcio a 5, il girone C? Allora, eh, il primo recupero che, ho, che era la seconda giornata contro il Gaeta è stata una nostra richiesta, infatti ringrazio gli amici del Gaeta, in quanto Andrea aveva la cresima del figlio, a differenza di quello che si dice in giro. Che avevamo dei giocatori infortunati. Successivamente al primo rinvio c'è stata una richiesta da parte del Fondi che, naturalmente, non bisogna sentire insieme a tutta la società di rifiutare perché aveva una problematica, si sposava un giocatore, da quello che abbiamo saputo. E quindi non vedo perché non contracambiare, anche perché siamo una società amica, a differenza di quello che hanno scritto su altre testate giornalistiche che il nostro mister aveva dei problemi con la società Fondi. Naturalmente ci hanno condizionato e hanno condizionato un po' tutto, però è andata, quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Presidente al di là adesso di queste due sconfitte, due sconfitte consecutive, prima si è persa l'imbattibilità esterna, sabato scorso si è persa quella interna. Comunque è un Ceriara che nei momenti importanti però si sa eh, da saldire la sua, l'ho fatto anche in campionato, anche magari affrontando squadre che... Anche ben attrezzate, comunque vi siete confrontati bene, ma la settimana scorsa, comunque, avete fatto la vostra parte in coppa andando a battere una, una squadra come lo Sporting Valmontone. Poi, in maniera molto esemplare. Mercoledì si recupera, cioè si recupera, c'è cioè gara 2, quindi ancora la possibilità. Ma è, si è rammaricati più per aver perso terreno oppu, oppure più per quello che si sta creando che poi non si sta creando niente come dice, lascia intendere dalle sue parole io ripeto, parole. Non, non si sta creando nulla e naturalmente in campo si andiamo sempre per vincere no? come tutte le altre squadre Ma può arrivare e non arrivare il risultato e ripeto per l'ennesima volta che sono fiero dei ragazzi perché sia in Coppa che in campionato comunque sia a fine partita sono usciti con la maglia zuppa veramente di sudore. Di solito quando arrivano le sconfitte c'è rammarico, la squadra con... si abbatte. Io a fine gara eh, non ho visto né l'entusiasmo, perché comunque si sì, era gara 1, quindi non avevamo fatto ancora nulla contro il Valmontone, però ho visto molto, ma molta tristezza negli occhi di vari giocatori, diciamo nella maggior parte dei giocatori se non tutti, per la sconfitta contro lo Scauri. E la prima cosa infatti che eh, mi sono permesso di dire a fine partita... Era proprio di stare tranquilli perché comunque sì al progetto Ceriara, anche se veniamo da un Ceriara Calcio a 5 che esiste da tempo, la società è nuova. Come è nuovo l'allenatore e ripeto è un nostro socio è colui che ci dà una grossa mano nell'organizzazione e soprattutto ci sono giocatori che a differenza da quello che si dice in giro non sono venuti a Priverno perché eh, c'erano i cosiddetti rimborsi di spesa ampi, bensì sono venuti ad avere a Priverno per seguire un progetto. E soprattutto perché c'era un allenatore e hanno creduto in una società nuova. E proprio per questo continuo a dire che devono stare solo tranquilli e fare il loro dovere perché hanno le piene capacità per superare questo momento che si è creato. Ecco, Roberto, è un presidente che sta un po' ricompattando il tutto, no? è un bel segnale il suo. Sì, lui viene già da dall'esperienza precedente quindi è una rifondazione quella che ha fatto Raffaele quindi io, io credo, quale, visto che comunque vieni dai trascorsi prestigiosi quali sono realmente le ambizioni del vostro progetto e soprattutto se è anche finalizzato ai settori giovanili allora, noi siamo partiti innanzitutto per riportare il Ceriara insieme a questo gruppo di amici nella realtà che abbiamo vissuto fino agli anni precedenti quindi la famosa C1. Non ci siamo dati degli obiettivi precisi da conseguire subito, bensì portarli avanti nel tempo. E ripeto, abbiamo cercato fin da subito di creare una società fatta di amici e soprattutto che non si creasse all'interno della società l'espoa iniziale e poi finire, no? dopo un anno finire. L'obiettivo nostro sì è quello anche di creare un settore giovanile, naturalmente avendo strutture adeguate e soprattutto persone che ci diano una grossa mano. Al momento eh, l'obiettivo nostro è quello di ben figurare in campionato, anche se all'inizio tutti ci danno per favoriti, no? tu stesso quando ci sentivamo eravamo io la... Eravamo, credo che no, no, sei, ma io ma Io, io, io all'inizio, all infatti, ho cercato in tutti i modi di spegnere no? tutto questo entusiasmo che c'era. Adesso, dopo due sconfitte consecutive, sono convinto che fino all'ultima giornata di campionato diremo la nostra e sono convinto di arrivare quel gradino più in alto che ci consente di fare il salto nella categoria della C1. Bene, magari ne riparleremo tra qualche tempo. Certo, fra qualche tempo ne riparleremo, però eh, credo molto nei ragazzi e credo molto nella società. Certo. Anche se sono giovane comunque sia mi hanno dato loro a me fiducia e nello stesso tempo io sto contracambiando la fiducia che mi hanno dato. E le ringrazio per quello che fanno giornalmente perché ci sono delle persone davvero che collaborano e fanno più di me giornalmente. Quindi. Meritano assolutamente la sua gratitudine. Ricordiamo anche che Mondo Futsal è sul web ormai attivista e un sito strepitoso, direi. Per no? sapere proprio tutto sul calcio a 5: mondofutsal.net. Bene, per concludere il discorso C2, Stefano, vogliamo un po' tornare sugli altri risultati? Sì, sì. Um. Nennesima giornata che ha visto le, le due fondane eh, dominare il risultato abbastanza netto quello della, della Virtus ginnastica. Anche se era eh, in svantaggio all'inizio, poi è riuscita a, a reagire e quindi sono ancora lì, lì davanti a tutti. Ovviamente. La Virtus sappiamo che è la partita da recuperare. Proprio con, con il Ceriara, è ritornata mh, a vincere anche Città di Cisterna, è una partita importante perché l'Anzio Lavigno da alcuni era sottovalutato, invece comunque è una squadra molto, molto quadrata e difficile da superare, mentre continua la Pontina in annellare pareggi, soprattutto interni, adesso inizia un po' a scendere in classifica e magari in futuro questo potrebbe essere un punto in uno scontro diretto. Ecco Presidente Palluzzi, un'ultima battuta riguardo alla C2, è quella la classifica che si aspettava? anche riguardo alle altre formazioni riguardo al no. no assolutamente però, però per sì le, altre, le, due fondane, le due fondane erano date fin dall'inizio come favorite per la vittoria del campionato mi aspettavo qualche punticino in più da parte del latina ha indicato Roberto Marti non so perché <ride> e allora Cristiano, Marteddu commentiamo innanzitutto questo 3 a 3 una partita un po' strana perché si è giocato più a calcio che a calcetto? Un, un direttore di gara che ha concesso tutto, però diciamo che la categoria ci si aspetta di tutto anche perché i giocatori per stare in Serie D, quando una Serie D è così anche per gli arbitri, quindi credo che siano all'inizio. Eh, diciamo che la partita è stata eh, abbastanza equilibrata, anche se eh, c'è stata un po' di. Un, po' più abbiamo giocato noi a calcetto quindi un qualche cosa si è visto però ecco mi, un po', mi rammarica un po' il fatto che l'albero abbia concesso veramente di tutto durante la partita proprio perché cioè, gli stessi dirigenti della squadra avversaria si sono girati più di qualche volta nel Verso la nostra panchina, per dire: Noi non possiamo fare nulla, cioè, non Vabbè, sportivo <ride> da parte nostra, di... sì, sport... ma non c'è stata nessuna cattiveria a livello anche a livello dialettico tra i giocatori. però ecco, magari l'irruenza di qualche giocatore era nettissima e palese da vedere, ma l'albero proprio non, non ne voleva proprio sapere. Una partita un 3-3 che a noi diciamo, va bene, anche perché siamo una squadra nuova, nuova, ecco, nuova. Entriamo un po' nel dettaglio, scopriamo questa realtà rocca. Sì. La abbiamo deciso ad agosto gli ultimi giorni di agosto di fare, la, di fare questa squadra e la maggior parte dei giocatori e dei dirigenti siamo ex Ceriara 5, quindi vole, volevamo eh, iniziare una nuova avventura e abbiamo deciso eh, vogliamo provare a fare un campionato di Serie D? e va bene, siamo messi insieme e abbiamo deciso di fare questo campionato di Serie D e ci sta l'ex allenatore del Ceriara che è Ovidio Gasconi, che è il presidente, e poi siamo tutti quanti. Cioè, ci sono i vari giocatori Parisella, Spagnoletto, Galateo, tutti i giocatori che hanno fatto anni di C1, ma questo è il, il gruppo, cioè, cioè il gruppo di amici più che eh, il parco giocatori. Ho capito, mentre il paese come risponde a ecco, questa alla nascita di questa nuova Il realtà. nel Paese noi abbiamo avuto una gross un grosso problema perché eh, cioè volevamo giocare a rocca secca, invece gli impianti non sono stati omologati e quindi ci siamo dovuti trasferire a Sezze e, e giochiamo all'impianto che ci hanno messo a disposizione. Sempre specie. fuori casa, insomma. Sì, giochiamo sempre fuori casa, noi non giochiamo mai in casa. Non ecco, chiamiamo in causa anche Daniele per qualche domanda al nostro ospite. Ecco, um, Cristiano... Sì. Um, Avete già affrontato qualche squadra, un'idea su questo campionato? Molte squadre, come hai detto tu, eh, sabato ne hai notato qualcuno: si bada più a giocare a calcio, proprio calcio a 5 e non se ne vedono, nonostante comunque la presenza di giocatori sì. di categoria. Un'idea così: che campionato potrebbe essere? Anche perché da più parti si parla di un campionato difficile. La settimana scorsa ce l'hanno confermato anche eh, gli ospiti provenienti da Nettuno? Sì, ma le, io credo che eh, adesso le prime giornate sembra che ci sia solo una squadra che sia la battistrada di tutto quanto il campionato, ma non credo che eh, sia così facile come. Gli anni passati. Sì, come gli anni passati, perché sì, 5 partite, 5 vittorie e sembra che la squadra sia. Sì, si, si impianti, sia la squadra da battere, ma credo che. Eh, sono più loro extraterrestri o più.? Ma, diciamo... ma credo che ci sono altre squadre che ancora devono uscire esprime, fuori. Sì, devono, devono uscire fuori. Io, mh, sarà perché ho visto qualche partita così. Ma mi fa un'ottima impressione il, la Cimil Latina Scalo. Credo che eh, come squadra uscirà piano piano, ma dirà la sua durante il campionato. Ecco, nell'ultimo turno c'è qualche risultato che magari ti ha sorpreso in particolare? Ma non mi aspettavo la netta sconfitta, sì, del Privernum che è andato proprio a perdere lì alla Dinascalo. però ecco la forza del Scalo io l'ho vista la, la prima partita al derby che hanno fatto contro l'Oratorio, mi ha fatto un'ottima impressione quella squadra, ti, ti dirò che sono rimasto molto più impressionato dal Latina Scalo che dall'assist in piatti che abbiamo già incontrato noi. Stefano? Che altro era un'impressione un di queste prime giornate. Sì. Le, le vostre avversarie hanno sempre detto ah, è Roccasecca è una buona squadra, Così però diciamo nessuna l'ha mai presa come una reale favorita o comunque una squadra di qualità. Cosa, cosa ne pensi? Fanno bene a essere sorpresi quando vedono una buona squadra in campo? Mm. Beh, la squadra c'è, però ecco, non è una squadra costruita per... Eh... Per ammazzare il campionato noi vogliamo ben figurare perché siamo un gruppo d'amici e vogliamo ben figurare. Certo ci sono giocatori di qualità magari che hanno fatto la C1, giustamente spostati in Serie D, dovrebbero fare la differenza, ma ti garantisco che questa differenza non, non si vede assolutamente non, eh, perché il, non diventa più una partita di calcetto dove puoi vedere il livello tecnico e tutto quanto, ma c'è molto agonismo e quindi la tecnica la viene surclassata dall'agonismo. Bene, bene questo è il capitolo Rocca Secca, capitolo girone A. Vediamo invece cosa è successo nell'altro raggruppamento adiziana. Serie di girone B, Don Bosco Gaeta, Visfondi 6 a 8, Old Ranch Ventotene 13 a 1, Olympic Marina Real Terracina 7 a 3, Sporting Terracina Olympus Sporting Club 4 a 5, Virtus Cauri Atletico Sperlunga 7 a 4, Virtus Pigno, Maracana Gaggida 4 a 4, ha riposato Città di Vintorno Marina. Il nostro telegrafico Daniele Porcelli a commentare questa giornata. Don Bosco, prima sconfitta della stagione, ne beneficia l'Old Ranch con una goleata ai danni del Ventotene e torna in classifica dopo diversi anni, la formazione di Giovannoni, quindi a comandare questo raggruppamento i valori si stanno comunque man mano evidenziando proprio in queste diciamo, ultime giornate.